È ritornato il figlio del prodigo, cazzo, poi! Dai, Nebbio lo spirato, numero uno, seguitelo ancora che ha perso un po' di follower. E certo, non ci sono più io, sei calato, eh? E si cala, È una settimana che devo andare in bagno. Cioè, non riesci a scaricarti? Non mi scarico. Cioè, ma com'è possibile? Io faccio la dissenteria, io non faccio la cacca dura da quando vado all'asilo che non bevo. Commettiamo che domani... Domani faccio strike. Fai strike? Come nella tua macchina, ti ricordi? Mamma mia, ragazzi, dovrei raccontarvela questa. Dovrei raccontarla, forse un giorno ve la racconterò, ragazzi. Paveri! Paveri! Attenzione, please, eccola qua, la stiratura in persona. Ascolta, Nevio, visto che siamo stirati, puoi passare te alla cassa, per favore? Sì, posso passare solo la cassa da morte. Attenzione, please, allora, poverello della chiesa, vai a pagare la cassa. La presa. Vai alla cassa. Olè! Contali. 10. E qua si parla, eh? Ma ti sei profumato? Sì, è regolare. Da quanto non ti profumai? 30 anni? È 30 anni che non facevo... praticamente avevo la scella pezzata. Paveri, l'ho stirato, seguitelo, paveri cazzo, paveri cazzo, paveri. Attenzione please, Nevio l'ho stirato, vuole bere la goccia, ha dentro un po' di amarone dal forno. Per me è come rubare in chiesa. Dai, rube, o una rapina senza cappuccio. Una rapina senza cappuccio, paveri. Vai Nevio, 70 anni a non sentirlo. Ma quanti? 70. Vabbè, ma quanto sei? Pari mio nonno ai tempi d'oro. Oh, c'è il grande Nevio! Sei un mito. Sei un mito. Ospirato. Attenzione, please. Come, cosa stai dicendo, Nevio? Allora, quanto vale... Scusa, Non vuoi passare? Questo cos'è? Salon, Quanto vale sto bicchiere? A bicchiere, questo qua sarà un 100 euro, 150. 100 euro? 100-150 pezzi per allora, impiegati. Adesso me lo porto a casa stasera, domani mattina le macchinette, gli metto dentro il salon, dentro la macchinetta, e schiaccio condannato, magari col salon, magari vado in culo. Ieri ti abbiamo dato anche i soldi io e Vito perché appena ti avvicinavi al tavolo, debacle totale. Ma voglio sapere come è andata a finire, non mi hai detto niente ieri. Tira fuori sta fresca! Mettila qua sul tavolo! Fai vedere i soldi! Quanto ti è rimasto? Quanto? 50 pezzi per gli impiegati. 50 poveri. Euro. Questi fino a quanto? Fino a quanto? Fino a fine mese. Stirati. Ho fatto tre stirato. Viaggi stirato più stirato. La macchinetta è uscito la scritta. Nevio lo stirato. Chiaro? Parla di cazzo. Allora c'è qua il dottore Puntini Puntini che è in malattia. Io ti faccio una proposta. Io ti do 100 euro e tu devi dire se accettare ti faccio il video. Metti la fresca. Fresca sul tavolo. Metti la fresca. Fresca sul tavolo. Vai, metti la fresca. 115. 100 euro e ti do anche 15 euro per le sigarette che so che sei un fumatore. Pensaci bene, a te la scelta. Sto pensando, eh. Occhio che c'è il controllo, eh. Accetto, porca troia. Ah, porca troia. Attenzione, please. Ma cosa c'hai? Cosa c'hai addosso? Cos'è? È la canna del gas. Perché tu sei? Alla canna del gas. Quindi tu sei less than zero, a meno di zero. Sotto zero. Fai vedere che tiri la canna in gas, fai vedere. Attenzione, please, però vedo anche un pregio con sta canna del gas. Cosa stai facendo? Allora, stai bevendo con la canna del gas di Don Pignaro? Io sono l'unico al mondo che beve lo champagne con la canna del gas. Vai! Vai! Porca vacca, è arrivato. Tanta roba. Nevio, passa la cassa. Sì, la cassa da morte. Attenzione, please. Buonasera a tutti. Buonanotte. H24 in Gaina.
guardate con chi sono, con lo stirato degli stirati, l'uomo dei castelletti. L'uomo che non ha mai sbancato un casino, no, una volta l'hai sbancato, 400 milioni delle vecchie lire. Ragazzi, i castelletti li ho inventati io. Sì, bene, sei arrivati, i castelletti li hanno fatti i cani e porci. Ma quale cane? Te cosa sei, cane o porco? Ma l'ho inventati io. Chi l'ha inventato? Stai a casa. Gli ultimi soldi ce li balliamo qua, Da Bertoni? Da Bertoni, ragazzi, per la tenda della Ghisolfa, quando saremo stirati da paura. Bertoni Campeggio Sport, numero uno penso in Italia, ragazzi. Tenda di categoria, sacco a pelo di livello, fornellino a gas e siamo a cavallo. Siamo un po' lì, vedete ragazzi. Al dottor Nevio, Ciriello, ha staccato, non gli va neanche il citofono, guardate. Pazzesco. Ah, Nevio, per non ricevere le raccomandate, stacchi il campanello. Casino. Stirati. Regolare. Un periodo nero. Stirati. 7 del mattino. Bagno di sangue. Ci vediamo domani, ragazzi. Ci vediamo domani. Noi perdere ci piace anche, come sapete. È regolare.